Federica Borlizzi, ormai la conoscete tutti perché ha parlato credo con tutti. Non è vero, ma no, solo con quella parte. Solo quella parte. Allora, abbiamo introdotto questa variante, diciamo, parlando di diseguaglianze, una parte diciamo molto poco economica, anche se ci avrà dei risvolti anche da quel punto di vista, però più sociale, più... Quindi, Federica, sei avvocata, no? Ancora no, ancora non me la tirare. Non te la tiriamo. Sono praticante, dottorando in sociologia del diritto, sociologia va bene. Del diritto, quindi diciamo un'altra versione. Direi che dal punto di vista... Faccio solo questa considerazione così, ma proprio per introdurla. No, che dal punto di vista del seminario il capitalismo come forma di vita, stiamo cercando proprio di scandagliare, in questo caso, in questi due giorni sulle diseguaglianze, credo che sia stato abbastanza efficace come, al di là poi del giudizio sulle singole misure, però l'idea di ieri di centrare la relazione sulle diseguaglianze, in particolare sul rapporto intergenerazionale, quindi c'è tutto un aspetto anche che riguarda l'ideologia, no, del capitalismo. Stamattina la scuola, è inutile aggiungere a quello che è stato detto con molto interesse e molto approfondimento, questa funzione di questa istituzione che funge da integrazione e quindi da perpetuazione e da riproduzione sociale, ovviamente del capitalismo stesso. Qui invece entriamo in un campo delle politiche securitarie e quindi il rapporto tra diseguaglianze e politiche securitarie in una... Credo una descrizione anche molto creativa da parte tua, perché hai fatto questo studio sul DASPO e molto originale. E quindi diamo la parola a Federica per questa seconda relazione. Grazie. Io sono molto contenta di essere. Devo stare vicino al microfono. Il microfono che registriamo. Sì. Io non urlo, sì, no, è molto forte, quindi puoi stare anche a certa distanza perché mi sembra. Io sono molto contenta di essere qui, davvero onorata. Peraltro dicevo ad alcuni di voi che non mi aspettavo il 18 giugno di sabato di mattina alle 11 una partecipazione, siete o dei masochisti o degli eroi e delle eroine, quindi grazie davvero. So che avete già affrontato il tema della città securitaria e delle città securitarie con degli illustri e delle illustre relatrici come la professoressa Tamar Pitch, che da anni si occupa di questo tema, quindi io diciamo vorrei provare a sfruttare questo momento per farci una chiacchierata e condividere con voi un po' di spunti critici rispetto proprio a questo tema delle città securitarie, partendo però un po' da inquadrare il fenomeno. Non ho fatto delle slide, alcune volte butterò lì dei dati che spero di ricordarmi, però magari possiamo anche capire se mi serve un secondo, se ci sono delle domande nel mezzo. Sono anche tanto prolissa, quindi voi alzate la mano, fermatevi nel mezzo, non mi fate problemi. Io volevo diciamo provare a fare questo ragionamento, partire dall'inquadrare il fenomeno e quindi dal vedere come all'interno del nostro paese, un po' in ritardo rispetto al resto d'Europa, vi è l'ascesa dell'ideologia securitaria che diciamo possiamo andare ad inquadrare intorno all'inizio degli anni 90, no? E quindi diciamo trattare brevemente di questo tema fino all'inizio degli anni 2000, anche per vedere come vi è stata una diversa postura istituzionale da parte dei sindaci ma anche dei governi alla guida del paese. Poi andare a trattare il tema della stagione delle ordinanze del 2008, del pacchetto sicurezza di Maroni, e giungere alla diciamo, storia più recente dei decreti sicurezza che si sono intervallati, per capirci, da Minniti in poi, quindi Minniti, due di Salvini e l'ultimo della Lamorgese. L'ultima parte, se ci rimane del tempo, la vorrei dedicare alle utopie reali. Cioè mi piacerebbe capire, visto che è una risposta a cui non sono ancora mai riuscita a dare soluzione, se insieme possiamo invece aprire un dibattito sulle pratiche che si possono sperimentare nei territori, partendo anche da piccoli casi concreti, per sovvertire questa ideologia securitaria che davvero diciamo, ha come fautori tanto i governi di centrodestra, tanto quelli di centrosinistra. Prima di fare questo parto da una premessa che si lega un po' a quello che diceva Salvatore e che sicuramente la professoressa Pitch ha già evidenziato. Cioè quando noi parliamo di politiche sulla sicurezza urbana parliamo di politiche che si legano a doppio filo ai processi di trasformazione neoliberista delle città, perché le politiche sulla sicurezza urbana sono delle politiche che hanno degli obiettivi ben precisi: da un lato sterilizzare il territorio, che significa? Significa espellere da alcune aree delle metropoli oppure anche da alcuni contesti cittadini quanti sono considerati un documento per il decoro, e poi lo vedremo. Ma questo obiettivo è funzionale anche al raggiungimento di un altro fine, che è quello di potenziare i processi di gentrificazione, di turistificazione. E diciamo noi nel nostro paese, quantomeno eccetto una breve sperimentazione di cui accennerò, non abbiamo mai avuto delle politiche di sicurezza urbana che non fossero delle politiche securitarie. Okay? E questo ha portato anche a dubitare che fosse la sicurezza urbana in sé a rappresentare un problema.
fosse il diritto alla sicurezza ad essere un concetto fuorviante. E a dirlo era stato già nel 2001 un grande giurista, che Alessandro Baratta, no? Che ci diceva: guardate che questo diritto alla sicurezza, che non trova legittimità in Costituzione, cioè noi in Costituzione non troveremo mai un diritto alla sicurezza, non c'è scritto, diceva Baratta, questo diritto alla sicurezza è un concetto fuorviante, è un concetto fuorviante anche ideologico. Perché? Perché se con il termine diritto alla sicurezza intendiamo la legittima, diciamo, richiesta di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti, allora la terminologia è fuorviante, perché siamo nel campo della sicurezza dei diritti, non del diritto alla sicurezza. Se invece con il termine diritto alla sicurezza noi intendiamo selezionare dei diritti di gruppi privilegiati e anche, diciamo, un fatto di andare a garantire che l'apparato politico-amministrativo vada a tutelare in particolar modo quei diritti dei gruppi privilegiati, allora è una costruzione ideologica, ci diceva Baratta, che è funzionale a limitare la sicurezza dei diritti attraverso l'artificio del diritto alla sicurezza, no? Ed è un passo che a distanza di 20 anni è molto attuale e che ci dice come negli ultimi 30 anni noi comunque abbiamo visto, appunto, delle politiche securitarie realizzarsi nelle nostre città. Perché si dice negli ultimi 30 anni? Perché, diciamo, questo secondo me è un elemento almeno che a me ha destato tanto interesse quando ho cominciato a fare un po' di ricerche, no? Cioè all'inizio degli anni 90 che i temi del contrasto alla microcriminalità, ma anche alle inciviltà, e quindi il contrasto al degrado, il raggiungimento del decoro, entrano a far parte del dibattito pubblico e poi progressivamente diventano anche il cuore dell'offerta, diciamo, dei diversi partiti. E questo accade per una serie di fattori di natura politica, economica, demografica: il fatto che c'è stata la crisi dei partiti tradizionali con l'inchiesta Mani Pulite, il fatto che vi è stato l'avvento di nuove forze partitiche come la Lega Nord, come Forza Italia, il fatto che vi è stato anche l'avvento, diciamo, dei primi flussi migratori, così come il depotenziamento delle politiche di welfare sempre in quel periodo. E l'aspetto cruciale però è anche un altro, cioè dal 93 noi abbiamo l'elezione diretta dei sindaci e lì cambia tutto rispetto a il rafforzarsi e l'ascesa dell'ideologia securitaria nelle nostre città. Perché? Perché i sindaci, e ovviamente che cosa si intende per sicurezza urbana, no? Ovviamente quando parliamo di sicurezza urbana inizialmente parliamo di un concetto extra giuridico, non è prevista nessuna normativa inizialmente, e si pone l'accento sulla dimensione locale, no, della tutela, e appunto, come dicevo, estende la nozione tradizionale di sicurezza pubblica, non più solo il contrasto ai comportamenti costitutivi di reato, ma anche a quei comportamenti che sono considerati immorali, incivili, pericolosi. E nel contempo sicurezza urbana esclude invece tutta un'altra serie di reati che sono reputati di poco allarme sociale, come i reati dei colletti bianchi, come la violenza contro le donne. Quindi in questo contesto, diciamo, a metà degli anni 90, nel 94, in realtà sicuramente la professoressa Tamar ve l'avrà accennato, e la regione Emilia-Romagna, guidata da una giunta di centro-sinistra, farsi promotrice di un progetto sperimentale, che è il progetto Città Sicure, guidato da un grande professore, diciamo, di diritto penale di Bologna, Massimo Pavarini. E l'intento era un intento ben preciso, cioè si diceva: intanto le tematiche della sicurezza urbana stanno arrivando pure nei nostri territori, proviamo a capire se riusciamo a declinarle in termini non securitari, non repressivi. Quindi si crea questo gruppo molto interessante di sociologi, tra cui appunto anche la professoressa Pitch, che provano a mettere in campo delle politiche inclusive per andare ad affrontare anche i nuovi conflitti che si vanno a delineare nello spazio urbano. Però purtroppo, per farla breve, diciamo, questo progetto non dà i frutti sperati, perché c'era la mancata volontà politica di affrontare in maniera complessa problemi complessi e, diciamo, vi è stata fin da subito la volontà dei sindaci di rifugiarsi nella scorciatoia securitaria. E proprio a partire dalla fine degli anni 90 hanno cominciato a battere i pugni sui tavoli per rivendicare maggiori poteri, ovviamente collegando questi avvenimenti a dei fatti di cronaca, no? Io vi riporto alcune cose perché secondo me sono interessanti, poi magari non lo sono e quindi bloccatemi prima. Cioè, un punto interessante che si è verificato ad un certo momento è il gennaio del 1999, in cui a Milano, magari le persone un po' più là con l'età se lo ricorderanno, non lo so, però ci sono stati 7... Un po' più là con l'età, No, ho guardato Salvatore. Faccio la parafulmine. No, a Milano nel gennaio del 99 ci sono stati 7 omicidi in 7 giorni in conseguenza di furti di aggressioni. Il sindaco era Gabriele Albertini,
e comincia a gridare all'allarme, all'emergenza sicurezza, la signora se lo ricorda, dicendo attenzione perché tutta questa criminalità è collegata all'aumento dei migranti nel territorio milanese, ok? Voglio il commissariamento, voglio pieni poteri per gestire la sicurezza, poi visto che il folklore non c'è mai mancato nel nostro bel paese, Albertini vola pure a New York, va da Rudolf Giuliani, si fa una seduta per poter imparare le tecniche di contrasto alla microcriminalità e al degrado che Rudolf Giuliani ha fatto a Manhattan di fatto, no? E quindi c'è tutta una grossa compagine di destra che manifesta tutti i giorni di gennaio per chiedere al governo allora, governo Prodi, di dare maggiori poteri ai sindaci per effettuare, per combattere le situazioni di microcriminalità e di degrado. Che succede? Perché questa cosa è interessante? Perché il governo Prodi è spiazzato. Cioè il governo Prodi, pur dicendo sì va bene, dobbiamo combattere maggiormente l'immigrazione clandestina, figurarsi, dobbiamo creare un maggior coordinamento tra i vigili urbani e le forze dell'ordine, è titubante sul fatto di andare a realizzare il sindaco sceriffo, ok? Ed è titubante per questo, per le sue incertezze, riceve fuoco non solo nemico dalla destra, ma riceve fuoco amico. Cioè io ho trovato questo articolo di Repubblica fantastico del gennaio 2000, del gennaio 1999, in cui Repubblica dice governo Prodi basta con l'eccessivo garantismo, non puoi pensare di affrontare in chiave sociologica le problematiche che riguardano la sicurezza urbana, devi dare maggiori poteri ai sindaci perché questi piccoli reati, questi atteggiamenti anche di contrasto al decoro vanno a inquinare la nostra vita civile. Questo diceva Repubblica nel 99 al governo Prodi. Ma oltre a questo vi erano anche dei sindaci, tipo Paolo Corsini, che era il sindaco di Essino di Brescia, che evidenziava come c'è stato un malinteso dato dal populismo di sinistra che ha portato a ritenere l'immigrazione come un problema sociale di integrazione, quando l'immigrazione, anche la sinistra se lo doveva mettere in testa, era un problema di sicurezza, di ordine pubblico, e a dircelo era un sindaco di Essino. E lo stesso Walter Veltroni, che allora, se non erro, era segretario dei Democratici di Sinistra, nel 1999 chiese un cambio di passo al governo Prodi e disse qua bisogna dare maggiori poteri. Alla fine il governo Prodi in parte cedette, e il governo, scusate, comunque sto sbagliando, il governo D'Alema in parte cedette, nel senso che fece entrare i sindaci nei comitati metropolitani, nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, andò a predisporre un pacchetto di misure, un pacchetto sicurezza che potenziava le pene per alcuni reati predatori, tra cui lo scippo e il furto, e ovviamente prevedeva anche l'impiego dell'esercito in operazioni di ordine pubblico, però questo pacchetto sicurezza di fatto non venne mai approvato. Dico questo perché, diciamo, già nel passaggio negli anni 2000 la postura cambia totalmente, nel senso che all'inizio degli anni 2000 ci sono i sindaci che sono intenti a svolgere un ruolo prettamente demiurgico, che vogliono contrastare le inciviltà, ma non solo pretendono dei poteri, cominciano a mettere in atto i primi provvedimenti. Nel 2005, forse vi ricorderete, poi la cosa bella è che a metterli in campo sono principalmente i sindaci di centro-sinistra. Cioè nel 2005 c'è Cofferati, il sindaco di Bologna, che fa la crociata contro i lavavetri, che fa la crociata contro gli accampamenti informali di migranti, che sgombera con le ruspe, Cofferati nel 2005. Così come diciamo nel 2007 vi è il sindaco allora di Firenze Renzi che fa la famosa ordinanza contro i lavavetri. E questa volta l'atteggiamento sempre del governo progressista alla guida del paese nel 2007, cioè del governo Prodi, cambia, perché Prodi ci dice io sono convinto, aderendo alla teoria delle finestre rotte, che per combattere la grande criminalità bisogna partire dal contrastare la piccola criminalità, che bisogna andare a contrastare quelli che sono i fenomeni di degrado all'interno delle nostre città. E a dargli ancora più forza rispetto a ciò è intervenuto il suo ministro dell'interno, che era il ministro Amato, sottosegretario non a caso Minniti, e Amato non utilizza mezze parole, Amato dice in una lettera che invia alla Repubblica noi faremo una lotta all'illegalità a 360 gradi seguendo il modello di Rudolf Giuliani. Basta, dobbiamo dire, lo dice già Amato, non solo Minniti, che la sicurezza è terreno per la sinistra, e quindi che il governo Prodi
andrà ad approvare un pacchetto di sicurezza in cui non solo va a prevedere diciamo alcuni reati molto molto gravi, tipo il reato di accattonaggio con l'impiego di minori punito fino a 3 anni, ma fa una cosa ancora più paradossale a leggerla con le lenti del poi, cioè va a modificare l'articolo 54 del testo unico degli enti locali, prevedendo il potere di ordinanza dei sindaci. Cioè quella cosa che noi abbiamo attribuito a Maroni in realtà è stata predisposta dal governo Prodi e in particolare da Amato, con poche voci fuori dal coro, tra cui Rosi Bindi e Giovanni Russo Spena, che si opposero fermamente a, diciamo, l'approvazione di questo pacchetto sicurezza. Questo pacchetto sicurezza non divenne mai legge, però fu un passaggio importante perché, diciamo, come notò con plauso anche Massimo Giannini dalle pagine di Repubblica, significava una svolta culturale per la sinistra, significava superare un suo atavico tabù, diceva Massimo Giannini dalle pagine della Repubblica, cioè finalmente capire che bisogna stare sempre dalla parte della vittima del reato, bisogna sempre stare dalla parte di chi subisce l'aggressione, non bisogna indagare le ragioni sociologiche che possono portare una persona a delinquere. Non è compito della sinistra, diceva Giannini. Grande sinistra che finalmente ci sei riuscita. E non a caso il 2007 coincide poi anche con un altro, diciamo, momento, cioè con la nascita del Partito Democratico, che nasce sotto il segno di una sicurezza che non è né di destra né di sinistra, come ci ripeteranno spesso in futuro, che non ha colore politico, e che poi, diciamo, ciò significa cosa? Che fondamentalmente si fanno politiche destre, politiche securitarie. Ma l'altra questione che mi preme, diciamo, solo puntualizzare sempre sul governo Prodi è che c'è stato un avvenimento di cronaca importantissimo e anche terribile che tutti ricorderete, cioè il femminicidio di Giovanna Reggiani nell'ottobre del 2007. Quello è stato un altro punto di svolta, guardate, perché c'è stata una strumentalizzazione pesantissima di un femminicidio. Non solo il giorno dopo il femminicidio il governo Prodi aveva già un decreto legge con cui si permetteva al prefetto di andare ad espellere i cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico, ma ci fu un dibattito violentissimo, cioè ci fu ad esempio lo stesso sindaco di Roma, sempre Walter Veltroni, che andò a dire delle affermazioni che a leggerle adesso sembrano davvero assurde, cioè andò a dire che Roma era la città più sicura del mondo prima dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, e che quel tipo di immigrazione, l'immigrazione proveniente dalla Romania, era un'immigrazione caratterizzata dalla criminalità, ok? Scusate. Nel contempo Amato cominciò a dire che bisognava realizzare la caccia non a tutti i rumeni, ma ai delinquenti rumeni, e si è creato un clima esasperato che ha portato a dei raid punitivi nei riguardi della comunità rumena, che ha portato anche al fatto che Walter Veltroni è andato poi a distruggere il campo nomadi dove viveva l'autore del femminicidio di Giovanna Reggiani, e altre spedizioni punitive sono state fatte in altre città in seguito a questo avvenimento, a Lecce, a Treviso, a Bologna. Questo per dire come sul corpo, no, poi di una donna si è creata una stigmatizzazione terribile. Devo bere, scusatemi. E il 2007 è interessante come anno perché, diciamo, che quello che accade è che si raggiunge il picco massimo della percezione di insicurezza tra i cittadini, no? Cioè, secondo un sondaggio di Demos EP, quello che si dice è che l'88% degli intervistati è convinto del fatto che i reati siano aumentati rispetto agli ultimi 5 anni nel paese. E questo deriva da una serie di fattori, tra cui un ruolo fondamentale, poi ci ritornerò anche dopo, gioca nei media. Perché? Perché succede qualcosa di interessante, cioè nel 2007 le notizie di cronaca nera passano nei TG al 23%, occupano il 23% delle notizie di cronaca nera nei TG nel 2007 contro il 10% del 2003, ok? Nel contempo cominciano ad essere utilizzate delle categorie stereotipate, il vucumpra, il clandestino, il lavavetri, il fondamentalista islamico, e nel 99% dei casi, quando l'autore di un reato è un immigrato, i media lo vanno ad appellare con appunto un appellativo etnicizzato, no?
sono tutte cose che contribuiscono tantissimo ad aumentare la percezione di insicurezza dei cittadini. E a quel punto però ci dobbiamo chiedere, ma a questa percezione corrisponde o non corrisponde il dato reale riguardante la criminalità? Ed è paradossale doverlo constatare, davvero ti cascano le braccia, perché sempre nel 2007 lo stesso Amato, che presenta il rapporto sulla criminalità in Italia, e ci dice il 2006 è stato l'anno con il tasso di omicidi più basso nella storia degli ultimi 30 anni, ok? Dopodiché, mi dispiace, dice Amato, con quella faccia che si ritrova in conferenza stampa, ma ci sono alcuni fatti di cronaca che hanno un impatto emotivo tale che questo dato viene vanificato. E noi, visto che Minniti è allievo di Amato, dobbiamo rispondere alla percezione, mica possiamo rispondere al dato reale, ok? E nel contempo non solo calano gli omicidi, calano tutti i reati, calano gli scippi, calano i furti. Nel rapporto c'è scritto nero su bianco. Comunque voglio specificare, non ho il Covid, sono stata in treno diverse volte a contatto con dei minori, maledetti, sono delle bombe batteriologiche. E io ho questa tosse, però mi sono fatto un tampone ieri, non stamattina, tutto a posto. No, per ricordare... Basta che non fa male con l'aria condizionata. Ma... anche l'aria condizionata, l'aria sì. Forse... poi chiede i soldi a grande come una città, che so che ce l'ha per pure me. Allora, no, però di fatto la questione è stata, nel rapporto del Ministero dell'Interno si dice non c'è una correlazione tra immigrazione e criminalità, lo si dice, cioè in proporzione i migranti non delinquono più degli italiani, lo mettono nero su bianco nel 2007. Sai che cosa ci dice il rapporto del 2007? La vera emergenza che c'era nel 2007 e che c'è ancora oggi è la violenza contro le donne. Nel 2007 il dato drammatico è che il 32% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni afferma di aver subito una violenza sessuale o fisica nella propria vita, è un dato grave, è un dato importante, e nel 67% dei casi a compiere queste violenze chi è? Il partner, ok? Quindi perché dico questo? Semplicemente per evidenziare come, diciamo, questa categoria della percezione dell'insicurezza noi ce la porteremo in ogni decreto legge, in ogni pacchetto sulla sicurezza che abbiamo. Ed è importante sempre, soprattutto per chi vuole avere una visione critica della realtà, saperlo sempre contestare, saper sempre capire quelli che sono i dati reali sulla criminalità e come invece ci riempiono molto spesso la testa di percezioni di insicurezza totalmente fittizie. E la questione altra che si evince da questa esperienza del governo Prodi, secondo me, è che quando i partiti progressisti sono andati al governo, hanno appunto, come scrivevo anche nella slide, nell'abstract di presentazione, hanno davvero avuto il demerito della primogenitura di politiche molto repressive sulla sicurezza urbana. Ma sono stati pure scemi, perché poi hanno fornito alla destra degli strumenti che la destra ha saputo meglio utilizzare nella gestione delle città e ha saputo anche utilizzare meglio dal punto di vista del consenso elettorale. E questo è accaduto con Maroni e vedremo è accaduto anche con Minniti. Maroni, secondo me, su per giù lo conosciamo tutti, io dico solo due cose, che Maroni arriva nel 2008 al governo con il governo Berlusconi e dice grazie Amato, hai fatto un ottimo lavoro, continueremo sulla linea da te tracciata. Questo per dire come c'è completa continuità. Dopodiché fa questo pacchetto sicurezza che prevede una serie di provvedimenti, tra cui il decreto legge 92 del 2008, che è un decreto violentissimo, che tiene insieme immigrazione e sicurezza, prevede ad esempio l'aggravante di clandestinità, che è stata una barbarie poi dichiarata incostituzionale dalla Corte nel 2010, e poi che fa? Si limita a prendere la norma che gli era stata data da Prodi e da Amato e la ripete pari pari, cioè modifica l'articolo 54 del testo unico degli enti locali, permettendo ai sindaci di fare che? Di andare ad emettere delle ordinanze anche contingibili e urgenti per prevenire e contrastare quei gravi pericoli nei riguardi dell'incolumità pubblica e nei riguardi della sicurezza urbana. Ma che significa sicurezza urbana? Lo sbaglio che Maroni fa è che sicurezza urbana non lo definisce con una legge, come farà poi Minniti, ma lo definisce con un decreto ministeriale, che è il decreto ministeriale del 5 agosto del 2008. E ci dice, altra supercazzola, la sicurezza urbana è un bene pubblico che si deve perseguire con azioni volte a aumentare la coesione sociale, a rendere maggiormente vivibili le città, a andare a perseguire il decoro. Poi successivamente specifica come il sindaco deve andare a porre in essere delle azioni, diciamo, di contrasto al degrado urbano, perché quelle situazioni di degrado urbano potrebbero potenziare
delle future situazioni di illegalità. E tra questi ci mette di tutto, cioè nell'elenco del decreto ministeriale, l'accattonaggio, ci mette la prostituzione, ci mette i venditori ambulanti, le occupazioni di immobili. Quindi cosa succede? Che poi dice ai sindaci, sindaci divertitevi, cioè date piena creatività al vostro potere inedito di ordinanza. E così accade, nel senso che, lo sapete meglio di me, poi c'è una bella inchiesta di Cittadia con dati ANCI che va a dare menzione di tutte le ordinanze che sono state messe dal 2008 al 2009, cominciano davvero centinaia di ordinanze dei sindaci, le più feroci secondo me sono sempre quelle di centro-sinistra, cioè da Massimo Cacciari a Venezia, passando per Roma. Diciamo che sicuramente gli atteggiamenti, i comportamenti più sanzionati dai sindaci, con delle ordinanze che comportavano delle sanzioni pecuniarie per chi veniva colpito, era la prostituzione. Ci sono delle ordinanze vergognose in cui si vieta di ammiccare in maniera allusiva. Ora, che cos'è l'ammiccamento allusivo? Salvatore sta facendo un ammiccamento allusivo in questo momento. Non si può ammiccare in maniera allusiva, non ci si può vestire in un determinato modo, in modo da sedurre i potenti clienti. Sono davvero delle ordinanze che Tamar Piccia ha peraltro ben analizzato, ma che fanno venire i brividi, così come fanno venire i brividi le ordinanze che riguardano, diciamo, anche il contrasto all'accattonaggio, al senza tetto. Ci sono delle ordinanze molto divertenti, tipo a Novara non si poteva andare in più di due la sera al parco, perché se no, o ancora in un paesino di Imperia, i maggiori di 12 anni non potevano salire sulle giostre, perché altrimenti sanzione. Quindi diciamo che si è sviluppato di tutto, però per capirci poi, per tornare un po' seri, in realtà, diciamo, le ordinanze del 2008 e del 2009 che hanno sanzionato i senza tetto, i venditori ambulanti, i parcheggiatori abusivi, le prostitute, quelle che Massimo Pavarini dice erano le vecchie figure della pericolosità ottocentesca, i vagabondi, gli oziosi, gli etilisti, le prostitute. A questo siamo ritornati. E a, diciamo, segnare un arresto minimo, perché poi in realtà le ordinanze un po' sono continuate, però segnare un arresto è intervenuta, grazie a Dio, la Corte Costituzionale, che ha detto vabbè, però fermi tutti, va bene tutto, però c'è un limite. Ed è intervenuta con una sentenza molto interessante, che è la sentenza 115 del 2011, in cui dice che questo potere di ordinanza dei sindaci è contrario ad alcuni articoli della Costituzione, tra cui l'articolo 23 e l'articolo 3. L'articolo 23 che ci dice? L'articolo 23 della Costituzione ci dice che solo la legge può imporre degli obblighi di fare o di non fare ai cittadini, okay? Che le prestazioni personali e patrimoniali possono essere imposte solo dalla legge. E giustamente la Corte Costituzionale dice al legislatore: ma qui tu hai lasciato ampia discrezionalità ai sindaci, hai indicato quelli che sono i mezzi e i fini che deve andare ad adottare, perché la definizione di sicurezza urbana non è posta in una legge, è posta in un decreto ministeriale. Quindi ciascun sindaco fa un po' quello che gli pare rispetto al perseguimento di quella sicurezza urbana, la interpreta un po' come vuole, ok? È interessante ancora di più la violazione dell'articolo 3, perché quello che ci dice è: noi stiamo avendo una situazione paradossale, dice la Corte Costituzionale, in cui i comportamenti possono essere ritenuti leciti o illeciti in base alle diverse frazioni del territorio in cui andiamo. Quindi da comune a comune i comportamenti possono essere ritenuti leciti o illeciti, e questa è una violazione della parità di trattamento dei cittadini, una violazione della loro libertà. È stata una sentenza interessante, e io sono così, però diciamo un'altra cosa che volevo solo accennare, però secondo me interessante, è che poi la Corte Costituzionale è intervenuta a tagliare le gambe ad un altro provvedimento vergognoso, sempre di Maroni, che è stato l'istituzione delle ronde, l'istituzionalizzazione delle ronde. Penso che tutti quanti sappiamo cosa sono. Di fatto si consentiva ai sindaci, d'accordo con i prefetti, di servirsi di questi comitati di cittadini che dovevano andare a segnalare alle forze dell'ordine non solo dei comportamenti che potevano ipoteticamente rappresentare dei reati, ma anche le situazioni di disagio sociale. E la Corte Costituzionale è intervenuta dicendo: ma perché devi segnalare alle forze dell'ordine le situazioni di disagio sociale? Le situazioni di disagio sociale, questo è stato l'intervento che ha fatto la Corte Costituzionale, sono di, diciamo, competenze in base all'articolo 117 delle regioni, quindi devono essere, ci diceva, i servizi regionali ad essere interessati, non sicuramente le forze dell'ordine.
Però, diciamo, quello che le ronde hanno segnato, che vivevano in maniera informale già all'inizio degli anni 90, ci ricordiamo le ronde padane già fatte dalla Lega, no? A metà degli anni 90, quello che, diciamo, le ronde hanno segnato è stato una metodologia studente di attivazione della cittadinanza, no? Io mi attivo per preservare, diciamo, il decoro, la pulizia del mio quartiere, della piazza che sta sotto la mia casa. E, diciamo, è stata una deriva molto pericolosa che poi noi ritroveremo nei comitati per il decoro urbano di Minniti, quindi che ci siamo anche trascinati sotto diverse forme. Questa forma escludente di attivazione della cittadinanza, con un intervento della Corte Costituzionale che sì, è stato parziale, ma non è stato risolutivo a mio avviso. Ora, cosa succede? Poi passiamo all'attualità. Cosa succede nel 2009 rispetto invece alla questione della percezione dell'insicurezza? Che diminuisce un pochettino la percezione di insicurezza rispetto al 2007, in cui si era creata la bolla, no? Diciamo mediatica dell'insicurezza. Quindi da quell'88% che riteneva aumentati i reati nel 2009, solo un 76% ritiene che i reati sono aumentati. Però diciamo, quello che è interessante, mi sono segnato un po' di dati perché sono sempre molto, molto, è molto interessante sempre andarle ad analizzare. Quello che è interessante è che in realtà, diciamo, le persone nell'80% dei casi ritengono che siano necessarie più forze dell'ordine, sempre i sondaggi sono sempre di MSP, sono necessarie più forze dell'ordine nei territori per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Così come l'86% degli intervistati è disponibile a sacrificare la propria privacy per tutelare maggiormente la sicurezza urbana. E quindi l'86% degli intervistati è d'accordo a mettere delle telecamere di videosorveglianza negli spazi pubblici. E rispetto all'annoso tema della privatizzazione dei costi della sicurezza, si arriva ad un interessante aumento, nel senso che nel 47% degli intervistati, siamo ancora nel 2009, hanno di fatto, diciamo, messo all'interno delle proprie case delle finestre o delle porte blindate, così come hanno siglato delle polizze assicurative contro i furti, quindi il 45% degli intervistati contro un 30% del 2007. Quindi, diciamo, ci sono delle tendenze che poi andranno a potenziarsi negli anni successivi e che ci parlano anche di un business che è un business attualmente molto in atto. Io non so se vedete le pubblicità che passano, non sei sicuro nella tua casa? Fai questo, metti in stalla questo sistema di sicurezza, ecco, e c'è tutto un business di cui molti, diciamo, su cui molti indagano, che riguarda la privatizzazione dei costi della sicurezza, e tutto ciò poi deriva sempre dalla percezione di insicurezza dei cittadini, perché ancora una volta nel 2008-2009 i reati sono in completo calo, ok? Perché l'Italia rappresenta un unicum rispetto alla percezione di insicurezza? Perché, diciamo, se confrontiamo i TG italiani con i TG europei, vediamo che ci sono delle differenze interessantissime, tanto quantitative quanto qualitative. Tipo, nel 2008-2009, le notizie relative alla criminalità, diciamo, che sono comparse nel TG1, erano il doppio di quelle della TV pubblica spagnola e 20 volte superiore a quella della TV tedesca. E ogni giorno noi in Italia abbiamo delle notizie che riguardano la criminalità, ma la criminalità di strada, mentre questo non si ritrova negli altri TG, questo sempre secondo il sondaggio di Demos-EP. E la cosa diversa è anche un dato qualitativo, nel senso che nel resto d'Europa la narrazione sulla criminalità è concisa, è stringata, ti dicono l'evento, se l'evento è molto rilevante, noi abbiamo i classici di Bruno Vespa, cioè quindi noi abbiamo le serie TV praticamente fatti sugli eventi di cronaca, ma è una tragedia, nel senso che non riusciamo mai magari a soffermarci troppo su questo dato. Ma per comprendere come l'ideologia securitaria si sia ormai, diciamo, insediata in ogni dove, è bene comprendere anche quelli che sono i meccanismi a cui siamo sottoposti e che dovremmo cercare di contestare, partendo dal contestare i media più rappresentati, perché è una battaglia che deve essere fatta. E la cosa, diciamo, interessante per poi giungere a Minniti
è che il presidente di Unipoli nel 2008, quello che dice, guarda tu come vi stanno prendendo in giro sui media, no? C'è una crisi economica e finanziaria alle porte, adesso avremo una disoccupazione dilagante, una precarietà dilagante, ma la maggiore preoccupazione dei cittadini sono il degrado nelle città. Poi ovviamente la crisi economica busserà in maniera imponente anche nelle nostre porte, ce ne accorgeremo tutti quanti. Quello che accade, come tutti sappiamo, è che nel novembre del 2011 il governo Berlusconi cade e subentra Monti. E lì la parola decoro assume un altro significato, nel senso che ci sarà ad esempio Nichi Vendola che dirà: finalmente abbiamo posto fine alla pornografia che si era fatta a Stato con Berlusconi, siamo giunti al decoro delle parole con Monti, dice Nichi Vendola, no? E decoro fa rima, diciamo, nel caso di Monti con austerità, fa rima con diciamo, delle politiche di sangue e lacrime e sacrifici che sono imposti ai cittadini. E per un po' di tempo i temi della sicurezza urbana cedono il passo ai temi economici, ma poi ritorna una bomba appunto con il decreto sicurezza di Minniti del 2017, quindi arriviamo all'attualità. Io davvero mi rubo un altro pochino di tempo, poi 10 minuti, quanto c'ho? Da quanto sto parlando? Stai parlando da mezz'ora, 35 minuti. Ce l'ho 10 minuti? 10 minuti. Dai, sono veloce. Praticamente io devo fare una lezione solo sul DASP, ci sono arrivato adesso, capite che è un problema? No, però poi magari li facciamo con delle slide. Allora, il fatto che diciamo Minniti sia importante è perché io sono convinta che Minniti abbia segnato un importante salto di qualità negli strumenti punitivi e negli strumenti di repressione che sono utilizzati nelle nostre città. E sono anche convinta che non ce ne stiamo rendendo conto della gravità di quello che ha fatto il ministro Minniti. Anzitutto, diciamo, parliamo di un decreto legge che è il 14 del 2017, è un decreto legge che nella relazione illustrativa va ad evidenziare come questo decreto legge trova il proprio fondamento nella necessità di rassicurare la popolazione rispetto ad una percezione di insicurezza che deriva dalla società multietnica. C'è scritto proprio così, una cosa che lascia quasi scioccati, no? Cioè, quindi tu stai facendo un decreto legge che dovrebbe essere fondato sui requisiti di necessità e urgenza, perché c'è una percezione che tu dici non essere supportata dai dati reali, perché lui proprio nel 2017 il decreto legge dice che i reali sono sempre in calo, i reali sono sempre in calo, tutti, ma c'è questa percezione di insicurezza dei cittadini a cui dobbiamo rispondere, e questa percezione di insicurezza deriva dal fatto che la società è multietnica. Sulla base di queste motivazioni opera una giuridificazione della sicurezza urbana, memore dalla pronuncia di incostituzionalità che aveva colpito Maroni, no? La mette legge la definizione di sicurezza urbana, che è definita come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro della città. E capite che i giuristi impazziscono, cioè io ho letto questa definizione e sono impazzita, perché tu mi dici che la sicurezza urbana è un bene onnivoro, che va a comprendere venature estetiche, il decoro, soggettivo emozionali, che è la vivibilità, cioè nel senso, che significa vivibilità. E ovviamente non lo fa a caso, lo fa perché così si lascia un potere discrezionale ai custodi delle sicurezze delle nostre città. Non è solo il sindaco, sono i custodi, sono i prefetti. Più la definizione di sicurezza urbana è, diciamo, indefinita, maggiori sono i poteri che si danno per l'attuazione di quel fine. E diciamo, la novità più interessante, tralasciando altro che Minniti fa, è introdurre il DASP urbano, quindi veniamo un po' al cuore, no? Allora, e ci arriviamo dopo 40 minuti, però il DASP urbano perché è un salto di qualità? Perché è uno strumento innanzitutto che va a mutuare dal contesto calcistico. Gli stadi, se uno si approccia agli stadi, capisce davvero come sono stati un laboratorio di repressione negli ultimi anni, ma un laboratorio pesante di repressione. Cioè il DASPO sportivo esiste dal 1989 negli stadi, esiste dalla strage dell'Eisel che si è verificata durante, diciamo, la Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool nello stadio dell'Eisel di Bruxelles, dove ci furono, se non erro, 39 morti. E in seguito a quell'episodio si introdusse il DASPO sportivo, che venne come disciplina irrigidita
ogni qualvolta si verificava un episodio di violenza nell'ambito degli stadi. Moriva Spagnolo? C'era una norma DOC per irrigidire il daspo sportivo. Moriva il commissario Raciti? C'era la norma DOC, sempre fatta con decreti legge, sempre fatta da governi di diverso colore politico. E il paradosso è che il daspo sportivo oggi comporta che se tu sei anche solo denunciato per un reato riguardante ipoteticamente un episodio di violenza negli stadi, il questore, senza passare da un giudice, può vietarti di accedere agli stadi di tutta Italia per 5 anni. Quindi una grossissima restrizione della libertà personale che contraria a dei principi basilari che la giurisprudenza, cioè nel senso è contraria a dei principi fondamentali, e oggettivamente gli ultra sono stati destinatari di una legislazione totalmente speciale, come ad esempio la flagranza differita che loro hanno dal 2003 e invece noi l'abbiamo nelle piazze con Minniti dal 2017. E quello che si diceva è: ma tranquilli, perché la violenza negli stadi è così peculiare che tutta quella normativa che noi abbiamo previsto per loro non verrà mai esportata al resto della società. Quello che invece gli ultra dicevano appunto già nel 2003 era: leggi speciali oggi per gli ultra, domani per tutta la città. Ed è una cosa che si è avverata a distanza di un po' di anni, ma purtroppo si è avverata. Il DASPO, diciamo, anzitutto, quando parliamo di DASPO di cosa parliamo? Perché secondo me molto spesso non si riesce neanche a comprendere che cos'è il DASPO urbano. Ci sono tante tipologie di DASPO, non ce n'è solo una. C'è l'ordine di allontanamento di 48 ore che poi dà vita al DASPO semplice del questore, poi questa è la tipologia che vi spiegherò meglio. C'è il DASPO antispaccio, c'è il DASPO dai locali pubblici. Sono diverse tipologie che, diciamo, nel corso di questi ultimi 3 anni hanno subito un irrigidimento della disciplina, nel senso che noi abbiamo il DASPO urbano da 4 anni, così come il successo per il DASPO sportivo, gli ultimi 3 decreti di sicurezza che sono stati prodotti, cioè il 2 di Salvini, il 113 del 2018, il 53 del 2019 e quello Lamorgese, il 130 del 2020, hanno tutti quanti irrigidito la disciplina del DASPO senza che noi neanche ce ne accorgessimo, estendendo i presupposti applicativi e andando a prevedere determinate fattispecie incriminatrici, sanzioni penali, in caso di violazione del DASPO disposto dal questore. Okay? Poi vengo a fare degli esempi specifici, vi dico meglio la normativa. Però mi interessa la linea di tendenza, cioè il DASPO urbano è diventato la risposta, la scorciatoia per dare delle risposte simboliche a degli eventi magari anche tragici che si verificano, come è successo con Willy Monteiro, ve lo ricorderete, il ragazzo che è stato ammazzato a Colleferro in seguito al Marissa. Lo dicevo prima, la ministra Lamorgese ha fatto la norma Willy Monteiro, quei familiari che diceva per favore non il nome di nostro figlio, questo hanno detto i familiari, perché la norma Willy Monteiro ha permesso di andare a, diciamo, far ottenere un DASPO anche solo a chi è denunciato per alcune tipologie di reati, come è venuto. Qual è il nome Willy Monteiro di questo? È il DL 130 del 2020. E il DL 130 del 2020 però tenete presente una cosa, che la normativa di riferimento è sempre il DL 14 del 2017, in particolare gli articoli sono il 9, il 10, il 13 e il 13 bis. Quindi tutti i successivi decreti legge sono intervenuti modificando però la norma base che è sempre il decreto sicurezza di Minniti. Okay? Però è evidente come, diciamo, si ricorre il rischio che il DASPO urbano segua la stessa parabola del DASPO sportivo. E venendo proprio a dire cos'è il DASPO, in particolare la tipologia più utilizzata, noi abbiamo, diciamo, due diverse declinazioni, e l'articolo 9 questo del DL 14 del 2017. Innanzitutto dobbiamo partire dall'ordine di allontanamento, cioè cosa prevede il decreto Minniti come modificato dai successivi decreti? Che se un soggetto in determinate aree della metropoli o delle città pone in essere dei comportamenti considerati un documento per il decoro urbano, che sono tassativamente elencati, cioè impedisce l'accesso alle infrastrutture fisso-mobili, parliamo di metropolitane, parliamo di stazioni ferroviarie, parliamo di porti, di aeroporti, se effettua attività di commercio abusivo o di parcheggio abusivo, se è colto in stato di ubriachezza, o se compie atti contrari alla pubblica decenza, allora vede le forze di polizia, compresi i vigili urbani, comminarli una multa da 100 a 300 euro più un ordine di allontanamento di 48
Okay? Quindi facciamo questo esempio. Senza tetto che impedisce l'accesso, perché questo è l'emblema, è il caso più usato, che impedisce l'accesso della metropolitana o venditore ambulante che a Termini vende braccialetti, arriva il vigile dice: io ti faccio una multa perché rechi il documento al decoro di 300 e ti devi allontanare per 48 ore da Termini. Se la persona reitera la condotta, ma non reitera la condotta nelle 48 ore, reitera la condotta in 5 anni, ok? Cioè, nei 5 anni, se il soggetto reitera la condotta, allora a questo punto il questore, vedete la competenza come sale, il questore, valutando la pericolosità sociale del soggetto, può dargli questa volta un divieto di accesso fino ad un anno da quel luogo, quindi sempre ad esempio dalla stazione Termini, e una multa fino a 600 euro. Ecco allora un ulteriore sistema scalare, perché se poi la persona viola anche il divieto di accesso del questore, allora c'è l'arresto fino ad un anno. Quindi siamo nell'ambito di una misura di prevenzione atipica che crea la classica spirale di criminalizzazione secondaria. Cioè io ho un comportamento del tutto privo di offensività, ok? Quale può essere quello del senza tetto del venditore ambulante, che alla fine finisce per essere punito con la sanzione penale. E questa è una tipologia di DASPO, che è il DASPO più usato, ma anche il più mite. Perché il DASPO antispaccio, come modificato dai decreti, prevede che il questore possa dare un divieto di accesso fino a 5 anni da determinati luoghi a chi è denunciato, anche solo denunciato, per reati riguardanti la normativa sulle sostanze stupefacenti, e se violi questo divieto di accesso antispaccio, che è l'articolo 13 di questo DDL, ti becchi la reclusione fino a 2 anni e una. Sono norme astramente repressive. La prima parte in teoria è preventiva, no? Invece la seconda è repressiva, quindi nella seconda dovrebbe intervenire un giudice. Ovviamente il giudice interviene nel momento in cui ti vanno a comminare la sanzione penale, no? Cioè se io ti arresto, poi interviene il giudice in quel caso. No, assolutamente sì. Infatti la questione è come si passa dall'amministrativo al penale, ma il problema è che nell'ambito dell'amministrativo, cioè, io non posso avere fatto per 5 anni da un questore senza un vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Questo rappresenta un problema. Significa far venire meno tutte le garanzie. Chi mi valuta se il mio comportamento era realmente offensivo o non offensivo? Perché non devo avere il controllo di un giudice? Quello è il problema principale. E non ho possibilità di difenderti. Hai possibilità di difenderti, nel senso che se il questore ti dà, poi nessuno lo fa, nel senso che ci vogliamo provare, ma è difficile a farlo. Se il questore ti va a comminare la multa e l'ordine di allontanamento, tu puoi fare ricorso gerarchico al prefetto oppure tentare la strada del TAR, ok? E ci sono state anche delle pronunce, poche, però ci sono state. E vengo qui ad un altro tema velocemente, perché quello che poi è successo è che i vigili urbani, presi dal furore punitivo, hanno fatto molto raramente si è arrivati dinanzi ad un tribunale, perché sono persone che vivono in condizioni di estrema marginalità. Però in quei pochi casi in cui si è arrivati davanti ai tribunali, ad esempio, è stato annullato il provvedimento magari del vigile urbano di 48 ore, del questore, perché si è detto: ma il senza tetto non stava impedendo l'accesso, lo stava limitando. Impedire è diverso da limitare, non potete dare una lettura estensiva, ok? Per dire. Oppure un caso molto simile a quello che è avvenuto a Roma, a Carrara c'è stato il regolamento di polizia urbana che ha dato una lettura estensiva alle norme, mettendo praticamente un divieto generalizzato di effettuare attività di meretrice in tutto il comune, quando invece la legge Minniti vi dice che il DASPO può avvenire solo in determinati luoghi predeterminati dalla legge, e poi su questo ci ritorno, e anche lì è stato addirittura annullato non solo il provvedimento di DASPO, ma è stato annullato l'intero regolamento di polizia urbana per violazione con la norma di legge. Questo per dire come purtroppo, essendo persone fortemente marginali,
diciamo, è difficile arrivare poi a garantire una tutela giurisdizionale, no? Questo deve essere frutto di battaglia politica, e su questo, e finisco perché lo so che cosa è, però, allora, i dati riguardanti il DASPO urbano non sono pubblici, mentre il DASPO sportivo ogni 15 di agosto c'è la relazione del Ministero e li va a denunciare, io rosicavo tantissimo perché questi dati sul DASPO non c'erano. È evidente che se io devo vedere le implicazioni civiche che una misura ha, io devo sapere i dati. Cioè, se io devo capire se è stata una misura significativa, no, nei nostri territori, chi ha riguardato. Quindi ho fatto degli accessi civici. Tanti accessi civici generalizzati sono i foglia, ognuno li può fare se vuole delle informazioni, è una cosa molto interessante, uno strumento importante secondo me. Fatto sta, diciamo, questi foglia, questi accessi civici, hanno riguardato, rivolti tanto al Ministero quanto ad alcune città, tra cui Roma, e al Ministero il periodo era dal 20 febbraio del 2017, data di approvazione del decreto legge Minniti, fino al 30 settembre 2020. Okay? Cosa abbiamo avuto come dati? Dati bruttissimi dal Ministero, fatti malissimo con i piedi, che ve lo dico, però è inutile che vi dica quanto erano davvero terribili quei dati, però di fatto praticamente noi abbiamo avuto in questo lasso temporale 21.600 provvedimenti di DASPO indirizzati nei riguardi di 10.000 persone. Quindi 21.600 provvedimenti indirizzati nei riguardi di 10.000 persone, maxi presenza di pluridaspati, cioè i pluridaspati, c'è cioè un soggetto che si beccava anche 187 volte, come è successo a Roma, in DASPO, ok? DASPO in maniera continuativa. Questi sono quelli legati allo sport? No, questi sono DASPO urbano. Solo urbano? Sì, solo urbano. No, io, allora, quelli legati allo sport li trovi pubblicati sul Ministero. Io quello che ho chiesto al Ministero dell'Interno è dammi solo il DASPO urbano, nelle sue diverse tipologie. E la tipologia praticamente che rappresentava l'81% dei provvedimenti era l'ordine di allontanamento di 48 ore, per capire anche poi, no, come tutto si esauriva in questo ordine di allontanamento di 48 ore. Rispetto ai destinatari, il 39% dei destinatari di questi 10.000 erano italiani e il 61% stranieri, quindi 39 italiani, 61 stranieri. Tra gli stranieri, diciamo, le nazionalità maggiormente colpite sono state la Romania e il Bangladesh. Se noi dobbiamo fare il prototipo dell'italiano daspato, possiamo dire che l'italiano daspato è un uomo di età compresa tra i 50 e i 59 anni che riceve il DASPO fondamentalmente per due motivi: o ha impedito l'accesso di determinate infrastrutture, oppure è stato colto in stato di ubriachezza. Okay? Quindi di fatto, come si evince anche dall'età anagrafica, sono stati i senza tetto italiani ad essere colpiti da questa misura. Gli stranieri invece, il prototipo dello straniero daspato, ha un'età molto più giovane dell'italiano, un'età compresa tra i 30 e i 34 anni, e qui bisogna fare una divisione perché non è una categoria che si può leggere in chiave unitaria rispetto alle due nazionalità straniere più colpite, perché i rumeni sono stati colpiti in particolar modo per essere senza tetto, ma anche per effettuare attività di parcheggiatori abusivi. Lo so, però i napoletani italiani hanno pure i parcheggiatori abusivi, a Napoli sono tutti italiani i parcheggiatori abusivi sanzionati col DASPO, una florida impresa. Mentre le persone del Bangladesh maggiormente colpite erano venditori ambulanti, ok? Interessante anche il dato sulle donne, nel senso che noi in carcere abbiamo un 4% di presenza femminile, quindi molto poca. Qui invece le donne da spada erano il 14%, in particolar modo italiane, rumene e nigeriane. E sicuramente ha inciso tantissimo la nuova criminalizzazione anche dell'attività di meretricio che vi è stata, con il DASPO dato per motivi di pubblica decenza, che davvero significa tutto e significa niente, neanche la Cassazione lo sa cos'è la pubblica decenza. La cosa però che mi interessa evidenziare, perché è una cosa che mi ha scioccato, è che sono andata a chiedere, ho filtrato il dato del lockdown totale. Cioè, dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020, quando noi stavamo chiusi in casa, manco andavamo a buttare la spazzatura, che succedeva nelle città? Questo DASPO è stato utilizzato o non è stato utilizzato? In due mesi sono stati emessi 660 provvedimenti, di cui la metà a Roma, dei danni in particolar modo di italiani e rumeni.
Quindi, diciamo, quello che possiamo dire è che i senza tetto, poracci, perché erano senza tetto, perché poi non si trovò uno del Bangladesh, nel senso, quello che era, diciamo, un daspo legato a spaccio, in particolar modo alcune nazionalità, e legato al commercio abusivo, non si trova durante il periodo del lockdown totale, no? Evidentemente sono state, diciamo, daspate con 660 provvedimenti i senza dimora. Quindi, per dire come anche le nostre città, mentre eravamo chiusi in casa, vedevano comunque dei soggetti patire ancora di più, perché non solo eri lasciato e abbandonato perché una casa non ce l'avevi, ma venivi pure daspato perché il decoro non va in vacanza neanche quando c'è una crisi pandemica, no? E rispetto a, poi c'è un fatto interessantissimo, c'è un economista qua, qualcuno che lavora al comune, da esperienza di amministrazione. Allora, è successa questa cosa, mo te la condivido perché devo vederla. Allora, sono andata a vedermi l'andamento temporale, no? Cioè, c'è un momento in cui si daspa di più, e il momento in cui si daspa di più è ottobre. A ottobre di ogni anno saltano gli ordini di allontanamento, in particolar modo fatti da chi? Dai vigili. E tenete presente che il daspo, almeno fino al 30 settembre, non è stato mai utilizzato per sanzionare le forme di protesta collettiva, anche perché ce ne sono state poche. Però non è che il picchetto davanti a una stazione è stato sanzionato col daspo, no, ancora non siamo a questo livello, vengono utilizzati quelli di via, però il daspo no. Ora, il fatto che ad ottobre ci sia un picco, a me perché preoccupa? Perché accanto al daspo tu hai una sanzione pecuniaria di 300 euro che la legge Minniti ti dice va nelle casse dei comuni per dei fini che sono quello di migliorare l'arredo urbano e fare politiche per il decoro urbano. Quindi io ho interrogato anche gli uffici del comune dicendo: scusate, ma voi i crediti di dubbia esigibilità, perché capite che il senza tetto non te la pagherà mai la multa, no? Ma i crediti di dubbia esigibilità li mettete o non li mettete nelle poste attive del bilancio? Perché se le mettete nelle poste attive del bilancio mi state a far cassa. E loro mi hanno detto no, i crediti di dubbia esigibilità li mettiamo in un fondo che non utilizziamo perché dobbiamo salvaguardare l'equilibrio di bilancio. E io poi gli ho chiesto, ma il credito di dubbia esigibilità quando è di dubbia esigibilità in questi casi? E vale la valenza temporale, quindi ad ottobre è ancora, diciamo, per dicembre un credito non di dubbia esigibilità, ok? Devo ancora ragionarci su questa cosa. La questione è, mi stanno pure facendo caso su questi poveri cristi? Boh, non lo so, lo devo vedere, però è una cosa che volevo mettere. Finisco dicendo una cosa e poi basta, cioè Roma, anche per capire le prospettive di lotta, perché mi interessa anche darci una prospettiva su questo punto, Roma rappresenta un unicum in Italia, cioè la legge Minniti ti dice, come regolamenti di polizia urbana, voi potete estendere le condotte, scusatemi, voi potete estendere i luoghi dinanzi ai quali potrà trovare applicazione l'ordine di allontanamento, tra quelli che vi dico io, i parchi, i plessi scolastici, tra quelli elencati. Quindi nelle altre città, in tutte le altre città, tipo Milano, si sono, diciamo, limitati a dire il parco X è incluso tra le aree, ok? A Roma la Raggi, completamente fuori di testa, ha riscritto tutto il regolamento di polizia urbana di Roma, nel giugno del 2019, tutto alla luce di questi nuovi strumenti. Il DASPO è previsto in 21 articoli, i più svariati, che ne so, fai correre il cane senza pensare nel parco, DASPO, perché è impedimento all'accessibilità di determinati luoghi, fai delle rappresentazioni canore nei mezzi pubblici, DASPO, ed è una roba paradossale, ma che ha portato al fatto che Roma è la prima città in Italia per numero di DASPO erogati, ok? La questione di piazza delle scalinate di Trinità dei Monti, guardate che emblematica, perché lì che è successo? Che Bulgari ci ha speso 1 milione di euro per ristrutturarla nel 2016, voleva che la Raggi ci mettesse i tornelli, nel senso che l'ha proprio detto, mettici i tornelli perché qua ci sono i turisti low cost che mi vanno a mangiare il panino sulle scalinate, a questo punto li davo i terremotati perché Bulgari ha speso 1 milione di euro, e la Raggi interviene con quella norma vergognosa. Io non so se, cioè, io con Ragno mi sono presa la sanzione, no? A buffo completamente, ma ci sono 5 vigili che stanno là a fischiarti se tu ti siedi, cioè siamo al paradosso, ok? Però per dire come c'è stata un'illegittima estensione delle condotte, non dei luoghi nel regolamento di polizia urbana, quindi un regolamento illegittimo. E la prima cosa da fare, visto che penso che la maggior parte siamo romane, siamo, viviamo a Roma, fare una battaglia per abrogarlo, cioè quel regolamento deve essere abrogato il prima possibile, perché è davvero un regolamento che va a creare dei danni grandissimi estendendo la discrezionalità dei vigili urbani.
Questa è la prima battaglia, poi c'è la battaglia a livello nazionale per poter sovvertire, diciamo, queste politiche securitarie. Io non ho una risposta, l'unica cosa che dico è sperimentiamo, ci sono delle buone prassi in altri paesi, e io penso alla città di Barcellona dove i venditori ambulanti si sono sindacalizzati, hanno creato Top Manta, il loro marchio, cioè ci sono delle cose fighe che possiamo andare a vedere, ragioniamoci, perché poi magari abbiamo anche adesso degli amici, io ho un'amica che è al governo di questa città, che è Claudia Pratelli, e allora serve immaginare, no? Che ha fatto l'assessore nel terzo municipio, quindi magari qualche voi conoscete, serve immaginare delle pratiche nuove. Se si accetta la sfida del governo, a quel punto, diciamo, noi che stiamo fuori e che pensiamo di avere un governo non nemico della città, no, non dobbiamo fare sconti. Cioè è il momento in cui le utopie possono diventare reali, quindi tocca sperimentare. Chiudo così, sono stata prolissa, scusate. Diciamo che avresti potuto parlare un'altra ora senza problemi. La relazione è molto scoppiettante, molto divertente. E dite voi. Attenzione! La sicurezza. Una garanzia. A me la cosa che mi impressiona di più è come si possono associare tra di loro comportamenti come venditore ambulante senza detto, chiedere l'elemosina, col furto, la rapina, l'abuso sessuale, per portare una costruzione in cui una cosa e l'altra vengono associate, no? È una costruzione tipo ideologico. Purtroppo, cioè, noi non siamo a livello degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti con questa costruzione poi sono arrivati, diciamo, dagli anni 90 in poi all'imprigionamento per l'1% della popolazione. Noi non siamo ancora questo. Però a me poi colpisce anche il rovesciamento un po' della realtà, perché, cioè, se io vedo una persona, uno che ho visto nel cassonetto, o chiedere le mosse, no? Mi ascolta a dire che lui c'è un problema. Non lo concepisco l'idea che fosse un problema per me, bravo cittadino che vive nel quartiere, no? E quindi c'è un ribaltamento attraverso appunto questa forma di diritto amministrativo che, appunto, che crea una percezione assolutamente distorta, ovviamente anche però strumentale per i politici, perché concludo dicendo che sembra che poi non è vero che noi lo schema, noi loro l'hanno adottato solo i populisti, no? Dico, tra l'hanno adottato pure le forze dell'establishment, sì, appunto, hai sottolineato bene, sia la destra che poi la sinistra egemonizzata da tutta una cultura di destra, per cui dire noi loro, bravo cittadino da una parte e invece il reietto dall'altro, appunto, no? È una forma, e che in realtà è una forma di criminalizzazione di una certa categoria sociale marginale, questa cosa, su cui però si costruisce il consenso elettorale, si costruisce la politica. Sì. Io credo, una cosa proprio semplice, quanto alla fine è percepito dai soggetti destinatari del DASPO come una minaccia, e quanto invece in fondo rimane una misura più che altro simbolico istituzionale per cercare di dare una risposta ai benpensanti, diciamo così. Quant'è soprattutto una rassicurazione per i pochi elettori, ormai sempre meno, no? Quelli che però fanno parte della cerchia che odia, che ha a cuore il decoro. E quanto invece, se però non so quanto è possibile ricavare un dato sulla percezione che ne hanno le vittime, così, perché dovresti fare un'inchiesta su di loro, se addirittura sanno che esiste il DASPO, no? Sì. Penso a alcune aree emarginate, disagiate, eccetera, magari non hanno nessuna consapevolezza. Però alla fine, ecco, cosa si può dire di questa misura? Infatti, cosa ammira veramente, che efficacia sta avendo, per chi, per quali scopi? Infatti, diciamo, questo è il salto di qualità che vorrei fare, nel senso che l'obiettivo è quello di andare a Termini per capirci e intervistare le persone, perché Termini comunque hai il signore del Bangladesh,
che ho avuto modo di conoscere, che è stato destinatario di 187 ordini di allontanamento, ha un problema, perché ha la sanzione pecuniaria di 54.000 euro di debiti. Cioè 187 provvedimenti hanno accumulato 54.000 euro di sanzioni. Nei riguardi del comune di Roma, che lui ovviamente non pagherà. Sta nel bilancio. Che sta nel bilancio? Vabbè, questa è una cosa che mi fomenta tantissimo. Quindi, diciamo, lui non ha la percezione, mentre, allora, distinguiamo, chi ha ricevuto solo ordini di allontanamento, ok? E quindi il massimo che può avere è continuare ad ottenere, ad avere degli ordini di allontanamento di 48 ore che va a violare perché non comprende il divieto, perché, non si, perché molto spesso neanche viene spiegato quello che accade. La questione, diciamo, che si pone è l'accumulo della sanzione pecuniaria. Per altri che invece ho conosciuto che hanno avuto il DASPO del questore e l'hanno violato, si pone il problema della sanzione penale, quindi lì la percezione ce l'hanno, perché magari poi sono anche persone che hanno avuto dei precedenti penali per altri motivi e se la rischiano, se magari poi hai 2 anni di reclusione più i 20.000 euro di multa perché sei stato denunciato per spaccio, sei andato in un luogo e sei stato anche gaspato. Quindi, diciamo, io su questo non ti so ancora dare una risposta, perché mi serve un campione più rappresentativo delle persone che sono state destinatarie di questi provvedimenti. Penso però che sia una misura prettamente simbolica, che però sta avendo delle ricadute importanti, in particolar modo tutto quello che io non ho analizzato e che voglio analizzare sono le conseguenze del decreto Lamorgese, perché il decreto Lamorgese sta colpendo i ragazzini, lo dicevo, notizia di oggi, il questore di Ascoli ha daspato per un anno un ragazzo di 14 anni che aveva fatto una rissa ieri a San Benedetto, siamo sempre nelle Marche, e diciamo il numero dall'inizio dell'anno ad oggi, il numero di DASPO antirissa, secondo i dati del Ministero, secondo una nota che è stata pubblicata, sono stati 800, quindi capite come invece DASPO antirissa, da quando è stato approvato, ha avuto una grandissima applicazione, e parliamo di una tipologia completamente differente, non parliamo del marginale, parliamo del fatto che il DASPO assolva ad un'altra funzione, se vogliamo anche molto dannosa per gli adolescenti che si trovano, no, ad avere come unica risposta, magari anche per un carattere aggressivo, il fatto di essere DASPato da un luogo per un altro. No, volevo proprio chiedere questa cosa qua, lei ha accennato adesso, sull'età, appunto. Prima parlavi di 30, 35, dai 35 ultimi, poi l'acqua era 35-65. Invece volevo sapere a proposito di 15-30, che succede? No, ma infatti, 15-25, ma infatti la questione è questa, che diciamo l'Italia... Spesso gli stadi e le piazze, dove magari accadono cose, diciamo, violente, insomma, inizia di vario tipo, a vario tipo. Diciamo che allora, il tipo di DASPO che abbiamo visto realizzarsi nei primi 2 anni e mezzo, dal 2017 al 2020, è stato un DASPO contro i poveri, okay? Non è stato utilizzato né per la movida né è stato utilizzato per le forme di protesta collettiva. Questo è il primo dato. Quando parliamo di italiani, parliamo di persone davvero molto adulte, nel senso che avevamo una concentrazione di circa del 70% che stavano tra i 50 e i 59 anni, la maggior parte. Gli stranieri, come d'altronde anche senza tetto stranieri, sono sempre più giovani degli italiani. Perché in genere sono più giovani. Quindi di fatto, diciamo, la popolazione era tra i 30 e i 34 anni, anche se con i rumeni un po' aumentava e arrivava anche ai 50. Però la cosa che secondo me avremo come dato nel prossimo accesso civico che ho fatto e che sarà interessante è verificare invece come il DASPO antirissa ha colpito i ragazzini e magari anche capire che conseguenze ha avuto, perché lo accennavo prima, il DASPO antispaccio e antirissa, che è stato molto più utilizzato in quest'anno e mezzo, porta delle conseguenze devastanti, sia perché c'è sempre la sanzione penale, no? Che sta lì a farti cucù nel caso in cui lo vai a violare, e non è mai bello nei riguardi di un ragazzino di 14, 15, 16 anni, ma anche perché il DASPO antispaccio può essere dato anche dalle scuole. Quindi, diciamo, visto che non siamo in giro... Rimane nella pedina penale? Sì, sì. Cioè, nel senso, rimane la pedina penale nel caso in cui, dipende che intendiamo, cioè nel senso, le segnalazioni di polizia ce le hai, quindi quello ti rimane. Rimane poi nella pedina penale, se fai il 335, la questione magari della sanzione penale applicata, no? Alla violazione amministrativa che è stata. Però la cosa che secondo me è interessante evidenziare è che il DASPO antispaccio può essere dato anche dalla scuola. Cioè,
se tu sei un ragazzino che magari vende poco, vende marijuana, ma magari la compra in più e la spartisce tra i compagni e vieni trovato, e tu rischi che il DASPO, perché è accaduto, ce l'hai anche dall'istituzione scolastica. E quello è un problema. È un problema rispetto alla compatibilità anche di questa misura con il diritto all'istruzione del ragazzo. Cioè, okay? Viene privato del... Magari viene fatto, ci può essere un DASPO che funziona come una sospensione per un periodo di tempo. Però è follia, ok? Bisognerebbe fare il contrario, raddoppiare il tempo da suo. Così faceva la decisione. Si può interpretare anche in un senso più... punitivo, no, ma in realtà forse avrebbe più bisogno di stare a scuola per essere aiutato. Ma il DASPO sia quello antispaccio sia quello anticostituzione, cioè rimane, è una fotografia di quel momento, non viene studiato per comprendere le dinamiche che magari ci sono, non so, cioè, se c'è una prostituta ci sarà un protettore, se c'è uno spacciatore ci sarà una rete, no. Vai tutti avanti. Spostiamoli, allontaniamo, e ma è una logica. Il limite potrebbe essere un indice per, e invece no. A me spaventa proprio perché c'è la logica della dislocazione, no? Cioè, nel senso, io devo spostare il problema, mi devo costruire la mia città a fortezza, e quello, poi che ci sia l'attività di magari appunto che la prostituta abbia un protettore, non sia una sex worker e non voglia effettuare, cioè, sono cavoli suoi, l'importante è che lo faccia a Tor Bella Monaca, che non me lo faccio in delle zone che sono... Questa è la logica. Però la cosa che mi interessa evidenziare è che nei rapporti tra il numero di DASPO, di soggetti DASPati e la popolazione residente, il comune con la più alta percentuale è Monte Rosso al Mare, che è un comune di 1000 abitanti delle Cinque Terre, è assurdo, che ha DASPato tutti i cittadini marocchini che c'erano e che vendevano, e li ha cacciati. Venditori ambulanti, li ha cacciati. Questo per dire come bisogna... Il decoro. Però lì è poi un confino dalla città, perché se la città è così e tu li DASPi, vai via. Quindi per dire come, diciamo, ci sono dei meccanismi secondo me perversi, che ovviamente io sono all'inizio di una ricerca che devo ancora sistematizzare dal punto di vista scientifico. Ma questo DASPO antispaccio a scuola potrebbe essere anche un trasferimento coatto in un altro istituto, come fanno in Francia e in Inghilterra, hanno fatto... Perché poi in realtà c'è una clausola che dice che tu devi tener conto di quelle che sono le esigenze di scuola, di studio, di lavoro, no? Della persona. Però appunto c'è stato un caso, ci sono stati casi di applicazione, magari il DASPO era tipo la sospensione, no? Per un breve periodo di tempo. Sul trasferimento in altri istituti scolastici non ne ho notizie, però non esiste. Non c'è la Francia e in Inghilterra lo hanno applicato parecchio. Sanzionatorio tipo. Sanzionatorio, no, terribile. Espulsione dalla scuola, però non con espulsione per le scuole per bene, ma con un trasferimento coatto in un altro, una riscolarizzazione in un'altra scuola. E cioè, non so se hai visto il Loranca anche la classe, c'è questo, cioè, parla proprio di un evento di questo tipo. Quindi ai turisti non viene applicato. Ai turisti lo costa. Se demandi il panino con la porchetta a Trinità dei Monti, a Roma te becchi il DASPO, te lo giuro. No, però è vero, cioè nel senso, quando la Tamar Pitch dice nel 2016, nel 2013, guardate che la distinzione tra per bene e per male è labile, perché l'area dei per male si andrà sempre più ad estendere e quelli dei per bene a restringere, è quello. Cioè è evidente che ci sono alcuni meccanismi che servono appunto perché si legano a determinati processi, no? Che riguardano le trasformazioni delle città. A Trinità dei Monti i turisti lo costano, non possono più mangiarsi il panino, devi andare a consumare nei tavolini. E nemmeno tirare più monopattini, però, c'è cioè, la turista americana dice... Ha tirato il monopattino a distruggere la... Sì. Ma non pensi che faccia parte di una tendenza più generale, che è un po' quella di rafforzare comunque nel decreto 14-2017 c'è anche hanno introdotto delle fattispecie penali, quali per esempio il blocco stradale, no? Quello è stato introdotto nel Salvini, però sì. Non è nel 14, non è nel 113. Nel 113, ma perché tremendo? Nel 113, vabbè, diciamo che fa parte di quella, diciamo, sì, uguale. Quel percorso lì, no? Che è il motivo per cui i passeri sardi stanno adesso, stanno facendo, diciamo, il
processi per aver fatto le manifestazioni, il versamento dell'acqua nelle strade, nelle piazze, no? Però è una tendenza un po' più generale, cioè il versamento, diciamo, del potere di reazione dello Stato nei confronti del dissenso, no? E quindi anche i sindaci ci hanno lavorato. Io sono d'accordissimo, nel senso che non c'è stata la possibilità. Cioè, gli studenti che sono stati. Questo volevo, guarda, questo ti volevo dire. Che sono stati adesso denunciati. Questa è la conseguenza, perché noi abbiamo avuto due decreti che non ho potuto approfondire, però che dal punto di vista della criminalizzazione del dissenso sono stati terribili. Cioè, il reato di blocco stradale di cui dicevi, praticamente noi ritorniamo davvero a. Cioè, che tu manifesti e tu rischi. No, ma praticamente hai fino a 12 anni per un blocco stradale fatto con il proprio corpo, cioè scelba praticamente, sì, esatto. Cioè era una tipologia di reato che noi avevamo nel 48, su per giù, che è stato sempre depenalizzato. Sì, è legislazione fascista, che poi è stato depenalizzato nel 93, ma è stato sempre oggetto di amnistia, perché già si diceva, guardate che comunque di fatto è un reato che riguarda movimenti di protesta, anche sindacali, no? Uno strumento classico anche dei lavoratori. E la cosa allucinante è che hanno messo dei massimi edittali vergognosi, cioè tu rischi fino a 12 anni l'omicidio pretero intenzionale, come minimo a 10 anni, cioè anche dal punto di vista, mo deve arrivare ancora, però non è che tutto può essere risolto alla Corte Costituzionale, ci deve essere un po' di iniziativa politica, no? Perché di fatto è una cosa vergognosa, di cui noi abbiamo adesso le conseguenze, ma ancora più vergognoso è il decreto 53 del 2019, il BIS, cioè i ragazzi che hanno protestato per l'alternanza scuola-lavoro nel febbraio del 2022, adesso stanno in carcere da incensurati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, che è stato, diciamo, frutto del decreto sicurezza BIS, che ha previsto l'aggravante nel caso di reati commessi in piazza. Cioè tu commetti un determinato reato in piazza, allora c'è l'aggravante, c'è la particolare tenuità del fatto. Per il reato di oltraggio, resistenza, violenza pubblico ufficiale non può esserci, tanto che, come dicevamo, il Presidente della Repubblica Mattarella gli ha detto: io ve l'approvo questo decreto legge, ma voi sta roba della tenuità del fatto dovete fare qualcosa. La Lamorgese è intervenuta col 130 del 2020, ha messo mano alle sanzioni, ma tutto l'apparato sanzionatorio non l'ha toccato, eh. Cioè, nel senso che io sono molto d'accordo su quello, perché oltre al reato di accattonaggio, quindi criminalizzazioni della povertà, noi abbiamo un apparato repressivo che non stiamo scendendo in piazza, ma se ricominciamo a scendere in piazza davvero ci fanno neri, eh. Ma tantissimo. Ma dico di più. Ma dico di più, perché stavo ad un seminario di Amnesty sul diritto di protesta proprio sabato scorso. E la direttiva Lamorgese, che è la direttiva che è stata approvata nel novembre del 2021, è ancora in vigore, nonostante lo stato di emergenza sia cessato, e ha comportato una fortissima limitazione. Qual è l'origine di questa discesa di interi? Cioè, non può essere solo Salvini, la Lega, non può essere solo l'attività di Meloni, o Minniti, cioè questo è già la parte esecutiva in qualche modo. Cosa c'è? Chi c'è prima di loro che orienta poi la politica a questi provvedimenti così? Io ho fatto 30 minuti in cui ho spiegato l'ascesa dell'ideologia securitaria. Sto scherzando. La prima parte è bellissima. No, parte. No, in realtà, certo. in realtà secondo me, però è vero che. No, ma io alludevo al mondo finanziario. Vabbè, tu sei sempre. Ah, voluto, c'era il complotto. C'è la struttura sopra struttura. Beh, però è interessante. C'è il decoro sul centro di Roma che deve essere pulito per i turisti, e per cui manco i turisti devono stoccare, ma meno che meno gli accattoni, gli ambulanti, cioè quella è evidente. Sì, sì. Ogni centimetro quadrato qua vale un milione, è chiaro che il centro della città deve essere pulito, questo è evidente. È chiaro pure che dà fastidio se ci sono manifestazioni contro divisioni popolari riguardo appunto le colonne. No, penso era quella. Però magari potevi dare qualcosa. Sapevi che sulla finanza no, mi manca, però perché gli altri stati si muovono in quella direzione, allora quindi anche qui, oppure addirittura l'Italia fa da traino e fa da esempio, magari avendo esempi noi dagli Stati Uniti, dove le carceri sono private, il carcere è un business, sì. Tanto più c'è detenuti, tanto più sì, la sì. E noi succede con i GPR in casa, noi non siamo più puntuali.
però magari ma mi pare che è una cosa che ha molto a che fare con queste due giornate, cioè che l'accrescimento di diseguaglianze da 30-40 anni sta comportando una polarizzazione tra una componente della popolazione, diciamo, tra virgolette, privilegiata, che vota e che quindi è destinataria delle attenzioni principali della classe politica, e invece del resto che rimane un po' ai margini, no? È come se ci fossero delle belle ville da preservare, queste grandi città europee sono delle belle isole felici da preservare e devono essere linde e pulite e comunque restituite così agli occhi di un elettorato che è più che è più agiato, che è più in condizioni magari l'elettorato che finanzia, che ha iniziative con una dinamica che è abbastanza diffusa in Europa, non è solo italiana. Una donazione Genova 2001 chiaramente l'abbiamo vista come un gravissimo abuso, però la violenza di Genova nel 2001 è servita a costruire l'immagine del pericolo insurrezionale, cioè la violenza della polizia serviva a costruire un'immagine mediatica di una sinistra che violenta, cioè, ma tante volte poi abbiamo visto l'associazione occupazioni, terrorismo, illegalità, terrorismo, quello è una sorta di brand politico, sì, no? Su cui loro lavorano molto per costruire l'idea della sovversione, e quindi le pene servono a costruire l'idea che c'è la sovversione e che quello è una minaccia alle istituzioni. Si crea l'evento. Posso alla fine? Intanto è perché forse non so se all'inizio aspettavo una risposta a tutto l'avverbo. Ha chiesto forse all'inizio che te l'ha puntata, però è appunto per inserirmi, ma forse rilancio. Per riguardo l'utopia reale della fine, perché ti ringrazio, sta molto molto dettagliata, ci hai seguito di vista tra, cioè, ok, io non seguo poi vari nomi, quindi che dici legato sicurezza Salvini, così li seguo, però sugli articoli no, quindi è giusto avere tutti i riferimenti per sapere veramente l'impatto, l'organizzazione, qual è l'armamento giuridico, normativo. Le paghi tutto, quindi utilissimo veramente a te poi di istruirci su questo e dettagliare questo e informarci, però poi prendendo quindi la tendenza politica che appunto anche Rita si adorava e anche tutti anche e riguardo a poi la pratica che possiamo avere noi di opposizione, contestazione, resistenza e forse appunto il rovesciamento di un'egemonia ideologica che è quello ulteriore da fare, perché forse a livello amministrativo, care grazie se riusciamo a già capirci qualcosa a livello di posizione politica, però poi quando è veramente così innestata, così diffusa mediaticamente, a livello di opinione pubblica, a livello di percezione, insomma va fatto proprio anche un lavoro forse molto culturale e politico molto più ampio, proprio di un'ideologia alternativa. E infatti questo lo ricollegarmi quindi a delle lezioni fatte precedentemente sulle culture, per esempio sulla fine delle culture solidaristiche, e anche a te specificare quindi questo problema riguardo ai soggetti del DASPO. Un adolescente, giustamente per noi, cioè se il DASPO antirissa arriva un adolescente, 14enne, italiano, così noi in effetti, per i nostri vissuti, per le sue possibilità, cioè da tutto, ci riusciamo a leggerlo come danno giuridico. Sul senza fissa dimora non ci arriva manco notizia. E quindi come dare rappresentanza anche simbolica a queste violenze amministrative, perché è tutta una cronistica, ma poi anche penali, per veramente capire l'ingerenza violenta di questo dispositivo, perché è molto difficile contrapporsi di fronte a questa retorica securitaria. Ti ringrazio per il lavoro eccellente, infatti anche ho imparato tanto, perché mi sfuggono poi questi meccanismi molto molto cioè questo posto molto latente alla fine, perché magari non toccano i tuoi diretti, io personalmente non pretendo, per esempio, un bilancistico, quindi non
mi sono stato contro, però anche qua vedi la posizione di principio, poi ti sei stato contro cosa? Al DASPO, al DASPO. Però non la sai, sì, scusami, però non la sai per specificare la posizione di principio spesso nel contesto e nell'applicazione concreta, quindi che fare è comunque più reale, cioè partire da Roma per e come? Ah, guarda, queste io non ho delle risposte, però è stata una domanda che mi è piaciuta tanto, e in particolar modo hai puntato l'attenzione su una cosa molto vera, cioè se oggi c'è un ragazzo di 14 anni che ha un DASPO, la famiglia, a meno che, diciamo, sperando sempre che la famiglia ci sia, ma anche la comunità scolastica, il giro d'amici, la notizia si saprà e la notizia magari uscirà anche in termini di denuncia. Il problema che noi abbiamo è che le soggettività più marginali che vengono colpite da questi provvedimenti hanno anche difficoltà a percepire di aver subito un'ingiustizia, hanno delle difficoltà ad organizzarsi, anche a ribellarsi. E vi assicuro, io che faccio l'operatrice legale negli accampamenti informali a Roma, tipo alla Penicillina, è difficilissimo fare delle assemblee, è difficilissimo riuscire quando hai a che fare con persone che non hanno da mangiare, che sono anche in preda alle sostanze psicotrope, che hanno dei problemi mentali anche importanti, perché magari i problemi mentali derivano anche da una situazione di marginalità estrema e che sono i destinatari privilegiati poi, no, di queste misure. È difficile riuscire a creare dei percorsi, per creare anche dei percorsi di lotta. Per questo su alcune categorie invece è bene provare a fare delle sperimentazioni con loro, ok? Noi possiamo anche andare a fare il presidio, io mi sono un po' stancata, però noi possiamo anche andare a fare il presidio a Termini del flash mob contro l'acqua gelata senza dimora, ma il punto non è quello, così come il punto non deve essere semplicemente l'assistenza materiale alla Caritas, ok? Ma il punto è come riusciamo anche a dare degli strumenti a queste persone per potersi ribellare, quindi senza dimora è la cosa più difficile. Io faccio parte anche dell'associazione Nonna Roma, abbiamo dei centri per senza dimora, evidentemente alcuni siamo riusciti a far sì che non vadano più in strada, altri sono magari in strada da 30 anni, è più difficile, ok? Però su altre figure, tipo i venditori ambulanti, un lavoro si può fare, la sperimentazione già c'è in Barcellona, io sono fissata con la Dogolau, però diciamo, e non è tutto oro quello che luccica neanche lì, però c'è una sperimentazione, no, già in campo. Sui senza dimora io ti dico, se Roma è una città con 16.000 senza dimora, non è possibile che fino all'autunno scorso c'erano solo dei piani emergenziali spot che duravano 3 mesi, non è possibile che non si affronti in maniera strutturale la questione dell'emergenza abitativa, che comporta anche che le persone poi ci finiscono per strada. Sono 200.000 le persone che sono in emergenza abitativa a Roma, 35.000 case vuote, 9.000 provvedimenti di sfratto all'anno per morosità incolpevole. Cioè, noi a Roma abbiamo la possibilità di dire, proviamo ad affrontare queste cose che sono problemi sociali come questioni sociali, non come questioni di ordine pubblico. Ci vuole più tempo, a voglia, però è una sperimentazione. Sui venditori ambulanti ci sono delle comunità, in particolar modo in Campania, dove stanno già molto avanti, Gennaro Vallone, ci sono anche dei docenti universitari che si sono messi a servizio anche di alcune comunità, in particolar modo delle comunità senegalesi. Però diciamo, quello che è accaduto a Barcellona è interessante, cioè sindacalizzare anche, no? Provare a capire come queste persone poi rivendicano il fatto che neanche loro vogliono fare i venditori ambulanti, o magari lo vogliono fare ma lo vogliono fare in maniera legale, quindi trovare i modi per legalizzare, no? Oppure provare a capire come i migranti sono portatori e portatrici di competenze che noi non riusciamo neanche a valorizzare. Sono sarti, sono artigiani, che finiscono sempre a dover fare questi lavori perché non c'è una capacità di valorizzare le competenze pregresse. Quindi non ci sono delle risposte, secondo me, semplici. C'è la possibilità, anche partendo dai singoli municipi, anche partendo da comunità piccole, di sperimentare delle pratiche differenti. Secondo me quella deve essere la chiave. Non accontentarci delle risposte che sempre abbiamo avuto, affinare un po' lo sguardo rispetto a dei fenomeni a cui non badiamo. Io mo su sta, cioè mi dispiace che non ho fatto delle slide, ma ve le faccio, nel senso che adesso vi do tutta una scheda con, no, se possono servire ve le faccio, però moltiplichiamo questi momenti, nel senso che a noi serve, e poi questa è la scuola anche, aveva questo come obiettivo, a me serve confrontarmi con le piccole comunità locali per capire che le utopie reali, come realizzarle realmente, no? Quindi magari partiamo dal gruppo di Senza Dimora che da Nonna Roma siamo riusciti a portare in casa, non più strada, per capire perché hanno ricevuto il DASPO, che conseguenze ha avuto, come loro stessi possono andare a contestarlo, non noi per loro, perché c'è sempre questo problema che si pone con le marginalità, perché
Però niente, era, non ti ho dato una risposta, però. No, 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 cioè, ovviamente non è che sia una formula per. No, se posso aggiungere una cosa, allora adesso sta per uscire un volume interessante che mi ha chiamato su quello che io dicevo, che si intitola Luoghi Comuni, che è me lo segno subito. È una pubblicazione della rete dei comuni soldati, e hanno fatto una raccolta delle buone pratiche durante il lockdown, nell'accoglienza, e poi c'è un altro che non mi ricordo, e proprio per mettere, perché noi parliamo sempre delle cose che non funzionano, no? E invece sarebbe interessante invece tirare fuori, in quanto la Provincia è Monte Rosso, il comune che ha dato un maggior numero di NASPO, cioè bisogna vedere, diciamo, invece dall'altra parte le buone pratiche, no? E quindi, cioè anche imparare da quello che poi succede, che invece funziona, quindi lo volevo segnalare perché pensavo che era una cosa interessante. Come esce? Guarda, poi vi aggiorno, adesso lo chiedo, magari prima che chiudiamo. Anche perché è l'argomento del nostro ultimo sabato. Eh sì. Le attività locali, eccetera. Allora, quindi per quella, per la giornata prossima, secondo me è adatto. Aspetta, Gianni. Sì. Così no, finisce, no, diceva lui che... No, volevo dire solo una cosa, così, ovviamente riflessione più generale, che proprio nasce dall'idea, no, delle, quasi, che segna tutto questo nostro corso, queste forme di vita, no? Cioè il fatto che, se ragioniamo in termini con quell'espressione appunto che è stata usata, che io ho richiamato un'altra volta, quella della secessione dei ritmi, no? Quindi l'idea appunto di una separazione, quindi di un privilegio che tu definisci e delimiti anche spazialmente, no? Allora lì è molto chiaro, questo è il tema Salvatore, cioè, tutto questo serve per proteggere una parte della popolazione, ma in realtà serve per proteggere una parte ancora più piccola della popolazione, non soltanto questa parte che vota, ma una parte di privilegiati. Però tu in questo modo costruisci anche appunto una forma di vita, nel senso che poi anche il ricco non si può sedere sulla scalinata di Trinità dei Monti se ha voglia di farlo. Non stabilisce un sistema, diciamo, differenziale fino in fondo, ma stabilisce un modo che c'è certi aspetti in questo tipo di società poi riguarda tutti. Quindi stabilisce, è chiaro che il ricco però poi potrà avere la terrazza sull'albergo e pezzo di Spagna, in cui Roma se la vede ancora meglio. Però in teoria costruisce una forma in cui poi lui stesso, diciamo, almeno in parte abita. Allora questo mi viene un po' da pensare, che da un lato c'è un ragionamento lucido sul controllo delle classi sociali, sul controllo della marginalità, c'è addirittura un accanimento, perché ovviamente chi vive in strada non ti dà nessun fastidio, non è un oppositore politico, eccetera, e così via, no? Quindi c'è proprio un accanimento estetico-economico, qualcosa del genere. Ma dall'altro c'è proprio la costruzione di un modo in cui vivere, in cui si vive, il modo giusto in cui si vive, no? L'abbiamo citato altre volte, il famoso triangolo, casa, posto di lavoro, centro di commerciale, e poi torno a casa e magari lo faccio anche tutto in macchina, no? Quindi alla fine tu costruisci una forma che però è proprio il modo in cui tu intendi uno spazio, e lo spazio urbano è per eccellenza uno spazio sociale, quindi ti può dar fastidio la movida, ti può dar fastidio questo o quell'altro, è chiaro che differenzi, la movida non va bene, il centro commerciale sì, eccetera, però nasce come uno spazio di condivisione, no? Una volta ho letto una cosa, ho detto un urbanista, le scalinate delle chiese nascono proprio per sederci, per stare insieme, per parlare, per chiacchierare. Quindi alla fine tu crei una forma asettica, terribile, terrificante, in cui certo alcuni la abitano molto meglio perché sono ricchi, eccetera, però che è una forma per tutti, cioè una forma terrificante in cui tu prosciughi la vita con un accanimento che forse va, appunto, questo volevo dire, al di là anche della stessa lucidità con cui tu fai quel provvedimento, no? Cioè qualcosa in cui tu ti autorinchiudi, come tutto il discorso sull'autovalutazione degli ultimi anni, no? Questo mondo a stretto, angusto, in cui tu ti autorinchiudi, e a questo punto è difficile pure capire perché. C'è un bellissimo libro di Matt Davis, La città di Quarzo, no? In cui parla dello spazio urbano fortificato, dove ci sono i ricchi fortificati e i poveri che ovviamente si trovano nei quartieri segregati, certo, e criminalizzati. Ed è una situazione che ovviamente non siamo a quel livello, però ci rischiamo di ritrovarci in questa situazione se non creiamo degli anticorpi, secondo me. Lo sai che stavo dicendo io, non volevo cadere nell'aneddoto,
però visto che diciamo ho conoscenza del Brasile, la cosa che mi ha lasciato sempre scioccata è che loro vanno in macchina, non si fermano neanche ai semafori, e poi entrano giù in questi condomini, che comporta che tu entri nel condominio, prendi l'ascensore e vai nel tuo appartamento, non vedi nessuno, il condominio è tutto controllato, ma è una comunità, nel senso che magari loro sono i ricchi, ovviamente i ricchi hanno la piscina, hanno magari lo spazio commerciale, quindi è tutto lì, cioè tu vivi lì, non c'è nient'altro, fai il lavoro. E quindi è evidente che è una situazione, almeno a me, da orrore. Però dobbiamo combattere per non arrivarci. Ma sul numero in cui dicevi aver scritto per Giacomo, in questa roba delle gated communities, se ne parlava del tentativo? No, era Sara. Sì, era Sara Gaines. Io in realtà parlavo dei dati. No, dicevo lo stesso numero, non il tuo articolo. Ah, sì, come no? Sì. Cioè, sì. Del caso di Milano 2, come no, Milano 2, sì, cioè, sì. Gli anni 90 e questi tentativi che poi, insomma, fortunatamente non sono andati benissimo, sì, sì, ma vero, potrebbero vero essere riproposti. Sì, se ne parlava, vero. La ZDL e la privatizzazione del centro va un po' in quella direzione. Mm-hmm. Certo. No? Sì. E ecco, perché c'è un altro aspetto, la criminalizzazione della povertà significa anche stabilire che le politiche per la povertà devono essere abolite. Cioè, se tu sei un criminale che sei uno che è senza casa, e essere senza casa è equiparato alla criminalizzazione, io non ho più politiche per il disagio abitativo, anzi, privatizzo se vuoi trovare proprio poi la finanza che cercavi, in effetti c'è anche la finanza. Privatizzo tutto. Sì, ma privatizzo le politiche delle terre, questi si creano masse di gente, mendicanti, vagabondi, eccetera, poi fanno una legge contro i mendicanti, vagabondi, per sì, ma devo stabilire, siccome poi, però noi siamo qui, diciamo, siamo all'epoca dell'inclusion. Oggi ci sono le politiche sociali, ma devo stabilire il fatto che le politiche sociali sono accomunate alla criminalizzazione, sono soldi buttati per dei delinquenti criminali, immigrati, puttane, eccetera, eccetera. Infatti si parla del passaggio, no, dallo stato sociale allo stato penale. E quindi sono tagli, tagli sociali puri e semplici, perché tutto questo deve essere molto meglio darli ai condomini ricchi che si fanno la piscina sopra. E peraltro su questo Minniti ancora una volta potenzia i meccanismi di sorveglianza, nel senso che se tu metti le telecamere nei condomini, tutti quanti ce le hanno ormai, ti sgrava dalla TASI e dall'IMU e ti danno le sovvenzioni, e quindi i soldi vengono impiegati per il sistema. Non sai quanti milioni di euro hanno speso per il sistema di videosorveglianza delle città, nel senso che è evidente che poi si decide come allocare, no, le risorse, e vengono private dall'aspetto sociale per quando ci vediamo? Allora, noi ci rivediamo sabato, venerdì e sabato, se vuoi venire, sei ospite gradita. Allora, noi ci vediamo venerdì e sabato, facciamo quindi questo nostro momento finale, tra l'altro Gianni, l'Aula ci sarà, no? Dalle 14 alle 16, e l'idea è di dirci bene tutto, proprio quello che ci aspettavamo, quello che abbiamo trovato, quello che invece non abbiamo trovato e come possiamo andare avanti. Magari lo facciamo anche noi che l'abbiamo organizzata. Diciamo cosa ci aspettavamo, cosa abbiamo trovato, cosa vogliamo andare avanti. Facciamo una bella chiacchierata molto orizzontale, insomma, per chiudere in bellezza. E quindi niente, grazie a tutti. Grazie. Ah, grazie.